Nei giorni scorsi l'assessore alla sanità Armando Bartolazzi e la presidente della commissione sanità Carla Fundoni si sono recati all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Con loro il consigliere Roberto Ligioi che ci racconta com'è andata. Un incontro davvero proficuo quello dell'assessore Armando Bartolazzi a Giovanni Paolo II. L'assessore si è confrontato dapprima con i sindacati e successivamente con i primari, dimostrando grande capacità di ascolto, prendendo fitti appunti sulla base delle dichiarazioni di chi aveva di fronte e chiedendo anche soluzioni e offrendole. Un approccio che ritengo fondamentale e ottimale per aggredire la devastante situazione della sanità del nostro territorio. L'assessore ha ribadito che sarà necessario prendere delle decisioni tampone per l'immediato, per l'ondata di turisti che sta per riempire la nostra gallura, ma che sarà soprattutto fondamentale addivenire a delle riforme strutturali che possano ridare dignità al nostro territorio, ai nostri pazienti e anche a quelli che vengono a visitarci durante le vacanze estive. Punta sulla destinazione turistica di Olbia Marriott International. Il più grande gruppo alberghiero al mondo apre un hotel in città e sfida la stagione estiva scegliendo di restare aperto fino al 1° gennaio. Durante la conferenza stampa di presentazione l'accento sulla difficoltà a trovare maestranze. Stefania Costa. Punta su Olbia Marriott International, il più grande marchio dell'hotelleria mondiale sceglie la città sul mare per aprire il primo Delta Hotel del territorio. 124 stanze in stile Marriott è una proposta che va oltre la stagione estiva. Una scommessa sul valore della destinazione turistica e una sfida al mercato per dimostrare che vale la pena investire anche nei mesi autunnali con un progetto di marketing territoriale che strizza l'occhio alla cultura, agli eventi, all'ambiente e a quelle forme di turismo che vanno al di là del balneare. Noi siamo assolutamente convinti che sia la scelta corretta, vogliamo provare, vogliamo mandare un segnale positivo al territorio e speriamo anche di essere emulati da tanti altri colleghi. La conferenza con la proprietà Proma SRL della De Pascale Pellegrini, il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni, la vice sindaca di Olbia Sabrina Serra e il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca suggella il patto col territorio per crescere assieme in termini di servizi, infrastrutture e trasporti e non ultimo le professionalità senza le quali, commenta la general manager dell'albergo, ogni sforzo è vano. Ci sono veramente tante difficoltà nel reperire del personale adeguato. È ovvio che anche le istituzioni dovrebbero fare la propria parte nel cercare di incentivare questo tipo di collocamento. Ecco, è un periodo molto difficile quello che stiamo vivendo, però sempre con il solito ottimismo che ci caratterizza, noi crediamo che se ci sedessimo tutti assieme potremmo trovare una soluzione. Il Delta Hotel rimarrà aperto fino al 1° gennaio del prossimo anno, accogliendo anche il turismo legato ai grandi eventi di Capodanno. L'obiettivo è sintetizzato nelle parole di Maurizio De Pascale. Lavoreremo col comune, il Cipnes, Gallura e la regione, dice, perché questo albergo non rappresenti una cattedrale nel deserto, ma sia il simbolo di uno sviluppo turistico importante in un'ottica regionale. Fioccano le multe e le licenze sospese ai danni dei titolari dei locali di Cagliari. A denunciare la situazione che sta mettendo in ginocchio molti lavoratori è la FIPE Confcommercio Sud Sardegna, che chiede urgentemente di rivedere quei regolamenti che, secondo il presidente Emanuele Frongia, sono diventati ormai obsoleti. Ma ad aggravare la situazione ci sarebbe il poco chiaro piano di risanamento acustico, che sarebbe applicato senza alcuna distinzione sia di giorno che di notte. Daniele Chirico di UTG. Multe e licenze sospese, i titolari dei locali a Cagliari vivono nell'incertezza. A lanciare un messaggio di sostegno nei confronti dei lavoratori è la FIPE Confcommercio, che denuncia una situazione diventata ormai insostenibile. Non si tratta di un invito al mancato rispetto delle regole, bensì una richiesta per revisionare dei regolamenti che, secondo il presidente dell'associazione di categoria Emanuele Frongia, sembrano ormai diventati obsoleti. Ad aggravare la situazione ci sarebbe anche il poco chiaro piano di risanamento acustico che sta mettendo in seria crisi i gestori dei locali cagliaritani e che sembra essere applicato con lo stesso metro di giudizio sia di giorno che di notte.
oggi è indubbio che quello che sta avvenendo non porta a niente, per questo dobbiamo fare un ragionamento, altrimenti ci sarà sempre un operatore di serie A che segue le regole, un operatore di serie B che non le segue. L'operatore di serie A verrà sempre accusato sul non rispettare le regole, invece essendo quello che le rispetta si trova in un'incertezza. Per questo motivo il presidente di Fipe Confcommercio insieme ai rappresentanti dei lavoratori e dei residenti chiede di potersi sedere al tavolo con il neo sindaco Massimo Zedde a quello che sarà il futuro assessore alle attività produttive per cercare una soluzione che metta fine a questa situazione. Sembra che fare la nostra attività sia un problema per la cittadinanza, e quello è che sentono gli imprenditori, cioè sentirsi, come molto spesso anche i residenti dicono, non ci sentiamo a casa nostra. Anche noi non ci sentiamo a casa nostra e molti di noi vivono anche in centro, quindi l'appello al nostro nuovo sindaco e al futuro assessore è: sediamoci, incontriamoci e creiamo una città dove in serenità si riesce a investire e a fare quello che noi sappiamo fare, impresa, con il rispetto di tutti ma anche con il rispetto di quello che si può fare, ed evitare di prendere delle posizioni che poi sulla pratica forse un senso non lo hanno. Gli studenti del liceo Asproni di Iglesias sono i vincitori del concorso di idee per la realizzazione del logo della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Sardegna. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nella sala transatlantico del Palazzo del Consiglio regionale. Sentiamo. Gli studenti del liceo Asproni di Iglesias hanno ottenuto un importante riconoscimento vincendo il concorso di idee per la creazione del nuovo logo della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi nella sala transatlantico del Palazzo del Consiglio regionale. Il progetto presentato dagli studenti è stato selezionato per la sua originalità e capacità di comunicare efficacemente i valori e le funzioni dell'ufficio della Garante. Sono arrivati 23 progetti perché ciascuno del logo pervenuto aveva una sua descrizione dell'idea creativa, e da una commissione sono stati valutati. Ha vinto il liceo Asproni di Iglesias con un bellissimo logo, sono contenta, è piaciuto molto a tutti. Da oggi rappresenterà la funzione di garanzia della Sardegna per l'infanzia e per l'adolescenza. Un logo che identifica perfettamente la funzione di garanzia, di protezione, con una Sardegna grande che abbraccia quella piccola. Direi che sia il logo migliore per rappresentarla. La manifestazione ha avuto inizio con gli interventi del presidente dell'Assemblea Piero Comandini e della garante Carla Pulighedu, che hanno evidenziato l'importanza dell'iniziativa per promuovere la creatività giovanile e l'attenzione verso le tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Le dinamiche giuridiche nei reati della categoria del codice rosso, la tutela delle vittime e dei diritti degli imputati nel convegno indetto dalla Camera Penale della Gallura con gli interventi di magistrati illustri svoltosi venerdì scorso a Tempio. Per noi c'era Fabrizio Garruccio. Le procedure relative ai reati ascritti alla categoria del codice rosso, le cui vittime sono persone vulnerabili, e le criticità di una normativa processuale vittimocentrica sono i temi alla base del convegno organizzato venerdì scorso a Tempio dalla Camera Penale della Gallura. Parliamo di violenza sessuale, parliamo di maltrattamenti in famiglia, non tanto con riferimento alla posizione della vittima, che correttamente e giustamente deve essere tutelata, ma anche la posizione dell'imputato. L'evento si snoda in due parti, una prima parte di diritto sostanziale e poi una parte finale che invece affronta la parte dell'esecuzione della pena, con due magistrati illustri, il dottor Riccardo De Vito e la dottoressa Roberta Cossia di Milano, del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che affronteranno appunto come, e daranno lo spaccato di come invece la fase dell'esecuzione diventa particolarmente difficoltosa nei reati di cui è il codice rosso. Anche oggi si parlerà di giustizia riparativa e come la giustizia riparativa si atteggia in questo particolari tipologie di reato. Lo scopo è quello di mettere davanti a un tavolo tutti gli operatori del diritto. Oggi abbiamo i magistrati, abbiamo gli avvocati, magistratura sia requirente sia giudicante, quindi pubblico ministero e che il dottor Gilberto Ganassi, sostituto procuratore presso la Procura di Cagliari, e la dottoressa Interlandi, Caterina Interlandi, che è invece presidente di sezione del Tribunale di Tempio Pausania, per poter mettere tutti insieme ad un tavolo e capire come effettivamente le diverse parti processuali hanno la visione della persona offesa.